Questa è una legge molto attesa da tutto il settore dello spettacolo dal vivo perché inserisce all'interno delle norme molto importanti, quale l'indennità di discontinuità in primis, cioè un'indennità che serve proprio a garantire tra un performance e l'altro, in quel momento cosiddetto di non lavoro, ma che invece di lavoro è, un'indennità proprio economica a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Ne viene quindi riconosciuto un ruolo importantissimo, un ruolo sociale fondamentale che deve avere chi lavora nello spettacolo, viene potenziato l'Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, viene data vita a un sportello INPS che permetterà di anche sburocratizzare quello che è tutto il lavoro che poi serve per dare vita a uno spettacolo dal vivo, e istituito anche un tavolo permanente. Sono tante le innovazioni che verranno approvate in questa legge delega, di cui ieri abbiamo chiuso l'iter in commissione e poi spieghiamo che arrivi in aula il prima possibile. Ieri, come dicevo, abbiamo concluso l'iter insieme alla collega Chiara Gribaudo della commissione lavoro, sono stati votati gli emendamenti, abbiamo chiuso l'iter alla Camera, per cui viene conferito il mandato alle relatrici, e adesso speriamo di andare in aula il prima possibile per chiudere i passaggi parlamentari, e poi si arriverà al lavoro importantissimo dei decreti attuativi che verranno emanati dal governo.